Allora, ben trovati qua su Radio Divoc 19, ex Radio Covid 19. Allora, la pagina c'è già, ci sono anche tanti parecchi mi piace su quella pagina, però si devono tutti trasferire da questa parte, perché la radio nuova è questa. Quindi adesso andiamo a presentarla. Si chiama Francesca Perrotta. Si chiama Francesca Perrotta, adesso andiamo a presentarla tra un istantino, invece no, ve la presento subito, ve la presento adesso o ve la presento dopo? Ve la presento adesso, dai, ve la presento adesso. Francesca Perrotta, buongiorno. Ciao, sono scemo. Parrotta, mannaggia, sempre che ti ricordi il tuo amico dell'Australia, com'è sta storia? No, ho detto Parrotta stavolta. Non mi cazzia perché sei fantastico. No, te sei fantastica. Io allora andrei subito a cominciare a far sentire il brano intanto di Occhi Azzurri Come il Mare. No, aspetta. Mi puoi capire perché quell'altro poi dopo ne parleremo. Assolutamente. Questo era, volevo vedere se eri attenta, capito? È certo che sono attenta. Intanto dai, salutiamo intanto la regia che ci sta seguendo dall'alto dei cieli, Fo Siracusa, in regia lo salutiamo, ciao Fo! Ciao Fo! Seguici, se sbagliamo cazziaci pure perché è il tuo lavoro. Poi, detto questo, io direi di andare a sentirci questo brano che ahimè è veramente carino, è veramente carino. Ascoltatevelo, andate anche su YouTube a vedervelo, magari adesso, non adesso, perché sennò mi svuotate la diretta. Francesca Perrotta in Mi Puoi Capire, nuovo singolo. Ho sonno per quello che rimane di questa nostra vita, nulla è voluto. Ho sonno e sono rassegnata, mi chiudo nel mio letto e spero di sognare. E mi guardo passeggiare lungo le strade di questa nostra storia da decifrare. E mi sento un brivido dentro perché mi hanno lasciato solo entrare. E continuo a capire che mi trovo qui perché nessuno mi voleva cercare. E mi lascio in equilibrio su quel fornicione a camminare. Ma se ciò che è stato mi ha segnato, allora tu mi puoi capire. Ma se ciò che sono mi ha lasciato, che spero di trovare a fianco ad una rosa. Così cerco un chiaro passaggio che possa portarmi lungo questo viaggio. E continuo a capire che mi trovo qui perché nessuno mi voleva amare. E mi metto comoda sulla sedia a meditare. Ma se ciò che sei, ti ha lasciato, ora devi andare.
l'avete sentito, ragazzi? E adesso l'ultimo pezzo finale. Non volevo tagliarlo. E invece l'ho tagliato. Ecco qua, intanto lei dentro, io ho silenziato Francesca intanto, e me la cantava sotto, no? Io quindi sentivo il doppio, cioè il vivo contro il digitale, diciamo, ecco. Fantastico, fantastico. Il video, mi puoi capire, autore Pietro Baffa, compositore ed arrangiatore Renato Caruso, correggimi sì. se sbaglio qualcosa, sì, giusto. Registrazione e mixaggio Daniele Valenti, se volete andare su www.thlab.it di Treehouse Lab, le riprese video Giuseppe Gambotta e Fiorenzo Bernasconi, sì, Gambarota. Giuseppe Gambarotta e Fiorenzo Bernasconi, due grandissimi artisti anche per quanto riguarda videomaker, che mi hanno dato una mano in questo bel progetto. E certo, tu fai la cantante e non fai altri lavori nel senso di... Certo. No, ma poi è la cosa bella che, allora, intanto questo è un brano che è uscito quasi 2 anni fa in realtà, quindi è l'ultimo brano che ho fatto pubblicare insieme a Lab, ed è stato veramente un bel trampolino per poter anche collaborare con artisti come Pietro Baffa e Renato Caruso, che è un chitarrista abbastanza noto, soprattutto in questo periodo si sente parlare di lui. Però la cosa bella è che io ti volevo ringraziare, Samu. Di che cosa? Io non sto facendo ringraziare niente. Te e soprattutto Siracusa, che mi ha invitato oggi e che mi sta facendo far parte di questo bellissimo progetto con la Fan Production, e presto ci saranno delle novità, quindi dobbiamo ricordarlo alle persone di non dimenticarsi. E gli facciamo un applauso. Il lavoro continua e vai. Facciamo un applauso a tutti quanti dei Fan Production, che tu comunque fai parte, quindi... Sì, siamo un bel gruppo. Siamo un bel gruppo, una bella famiglia, una bella famiglia, yes, di artisti, anche se io non sono un artista, non mi considero un artista, però cerco di presentarvi al migliore dei modi nel mio piccolo. 30 anni di esperienza di DJ ce l'ho, diciamo. Grande ce l'ho. Sam. Detto questo, tu hai fatto una cosa bellissima. Sì. Non so se lo vuoi dire te, perché magari lo dico io, perché è molto delicata questa cosa, magari non voglio In realtà ne ho diverse cose bellissime che stanno per succedere. Una, la mamma, quella che sta arrivando a breve è una bella novità, nel senso che sì, in questi giorni stiamo pubblicando un sacco di cosine su Facebook, regaliamo momenti di musica, di canzoni magari vecchie che avevamo fatto, ma sinceramente presto arriverà il 10 di maggio, e il 10 di maggio è la festa della mamma. Attenzione! Si festeggerà. In questa bella festa della mamma ho deciso di pubblicare finalmente un brano che ho lasciato nel cassetto da un po' di tempo, che avevo scritto in un periodo anche abbastanza delicato per la mia mamma, che aveva avuto un imprevisto di salute con un infarto, ma grazie a Dio ne possiamo raccontare la storia. E in quei giorni ho scritto questa canzone insieme alla mia amica, che poi è diventata amica e collega, che ho coinvolto, Maria Civioli, e con lei abbiamo creato Occhi Azzurri Come il Mare, dedicata a mia madre. E quindi in quel giorno del 10 di maggio avrò il piacere di renderla pubblica, grazie insomma alla pubblicazione su vari store, su Spotify, insomma inizia a farsi sentire anche questa canzone, ho scelto quel giorno. Ma la cosa carina che mi piacerebbe dire a tutti, dato che Occhi Azzurri Come il Mare uscirà giorno 10, potrete sicuramente vedere anche il video prossimamente, un video comunque fatto tra virgolette ai tempi del Covid in casa, e poi avrete anche l'occasione di poterlo ammirare, spero vi piaccia, anche se è fatto nella mia semplicità. E soprattutto ti devo interrompere un secondo, perché ci sono un sacco di commenti e se non li leggo adesso qui aumentano e non li leggerò mai più. Allora, sentiamoli. Partiamo da dove? Qua ce ne sono un bordello. Allora, vediamo di non dimenticare nessuno.
Sì. Allora, Elisa Soave, siete grandi, vi amo. Poi, Francesca Chicca De Biasi, Francesca Parrotta, cuore. Poi, sono nuovi commenti. Roby Milan, ciao Roby Milan. Clemente Guffanti, vero Davide? No, questo era per Davide, perdonami. Non ti preoccupare, ok. Allora, arrivo tra poco, ciao amici, che hai detto tu praticamente. Quindi poi Francesca De Biasi ha commentato ancora. Luigi Zanaga, un salutissimo anche a te, grazie mille di essere qua. Poi altri commenti di Francesca. Ivan Pascal, bravissima Francesca. Poi Mary Garci, spero di averlo detto giusto. Garghi, dove l'ho letta la grande Francesca spacca. Non mi spaccare la radio, perché sennò una ne abbiamo, quindi. Mi fai morire. Anna Politi, brava, splendida Francesca, infatti è veramente splendida. Poi bis, vuole il bis, poi magari glielo mettiamo poi alla fine, glielo rimettiamo. Ancora vi prego, Mary Garci, Francesca ancora, altri commenti ancora di... mamma di Francesca, sei super tanto quanto tua figlia, e chiuderei con questo. Fantastico. Che bello, guarda. ho svelato la sorpresa qua in diretta, Grandissimo, hai generato questa grande emozione, grandissimo. Perché lei sapeva di questa canzone, ma non sapeva che avevo preparato il videoclip che l'avrei pubblicata proprio in quel giorno, che secondo me è quello ideale, dove addirittura io voglio lanciare una sfida. Sì. E questa sfida è una sfida che vede invitati tutti quanti, ma tutti, chi se la sente, a partecipare a una challenge. Questa challenge significa di far partecipare ogni persona che è in grado di ballare o che ha voglia di cantare la mia canzone, Occhi Azzurri Come il Mare, quella che uscirà, e mandarmi un loro video con un balletto, anche perché è una canzone estiva, è molto musicale e ballabile, quindi avrei il piacere di creare un secondo video con tutti quanti che mettono un pezzetto di sé, se me ne danno l'occasione, e le mie porte sono aperte. Vi lascio anche diciamo il sito dove poter mandarmi i video, ed è arteedaltronews@virgilio.it, nel caso poi lo scrivo anche qui nei commenti. Bravissima, ora in diretta. Bravissima, intanto tu stai, io ti ho interrotto così, perché ti stai facendo una dedica, sono stato veramente scostumato, e stai, sì, facendo una dedica a chi? A mia mamma. Ok, riprendiamo da lì, perdonami, perché era fantastica sta cosa, solo che, vabbè, perdonami. Ma no, me l'abbiamo detto, non ti devi preoccupare, questo è il sito, ho inviato il sito adesso, cioè la mail dove mandarmi le foto, sì, le immagini con i video magari che ballano o che fanno il playback della canzone, dove poi farei un secondo video, e quindi tutti potrete contribuire da tutte le parti del mondo a questo punto. Ma lanciamo subito questa cosa, la lanciamo subito, challenge, sì, sì, sfida, quindi... Chiunque da ogni parte del mondo potrà farne parte, se lo vorrà, ok? Per questa cosa, sì, dove possono mandare il video di questa cosa? Ad arteedaltronews@virgilio.it. Dopo ho lo già scriviamo. Scritto anche nei commenti. Ah, bravissima. Sì. Ok, nei commenti c'è scritto tutto quanto. Altri indirizzi... Sì, solo là. Volendo possono mandarlo su Facebook, sulla mia pagina Facebook, direttamente in Messenger, così magari è anche più facile. Sì. O qui va benissimo, come vi ho detto, nella mail, così ho già tutto sotto controllo e sceglierò le parti che più saranno accattivanti, ecco. Ok, quindi vanno su Messenger di Francesca Parrotta, vedi che l'ho detto bene. Sì. non è che sei un grande. No, perché Parrotta è un altro mio amico di australiano, ho detto mo la faccio. Lo salutiamo, dai, salutiamo. E lo salutiamo Parrotta, dall'Australia.
Grandissimo, grandissimo, che ormai è lì, ci ha abbandonato, è partito in... vabbè, è andato là. Quindi... Samu, mentre parlavi, quando hai fatto le dediche, è uscito che una persona ha detto, mi ha mandato i saluti e mi ha fatto i complimenti. E in pratica si tratta di Ivan Pascal Stella. Volevo lanciare un'altra informazione, l'altra novità. Vai, vai, dilla pure. Vado. Allora, a tutti quanti voglio dire che è partito un progetto meraviglioso che tramite questo grande calderone che è il web mi ha trovato a essere presa, chiamata da un ragazzo meraviglioso che è anche un regista, si chiama Ivan Pascal Stella ed è di Torino, e da Torino mi ha chiesto di partecipare ad un progetto cinematografico importante e con nomi importanti. Quindi presto vedrete questo progetto cinematografico, molto particolare, tratta proprio di questo periodo per quanto riguarda appunto il Covid, il periodo difficile che stiamo attraversando, e il tutto verrà raccontato con una svolta verso il ritorno alla positività. Quindi farò parte di un film, sarà molto piacevole poter pensare di passare questa positività anche agli altri e attraverso tante belle cose che vedrete. Io non vi dico più di tanto perché spero avrete occasione che Ivan possa essere vostro ospite, insomma. Fantastico, ci hai dato questa occasione di dire questa cosa, cioè che poi alla fine l'ha detta lei, non l'ho detta io. Certo. Grandissimo, io gli farei un applauso a te, a Ivan e tutti. Eccolo qua. Applauso virtuale, diciamo a porte chiuse, però è doveroso. Sì, ma Ivan già ha sentito, quando ha sentito che andavo in onda, avrei raccontato anche del progetto appunto del 10 di maggio in cui arriverà finalmente la mia nuova canzone Occhi Azzurri Come il Mare, mia e di Maria Civioli, che ci ha arrangiato il grande Fabrizio Barale, un noto chitarrista cunense. Quando ha saputo che pubblicizzavo questa cosa qua, perché facevo questa dedica a mia madre e tentavo di invitare tutti quanti, spero sarete tanti, a fare la challenge con il ballo, con il canto, durante il mio nuovo videoclip extra a quello che già uscirà, cioè lui subito ha detto ma fai questa cosa, sì, e sì. Allora ha parlato anche di lui, di questo bel progetto del cinema. Tra l'altro mi dicono anche dalla regia che non mi era arrivato il coso qua, la playlist di domani. Comunque ci sarà qui in radio e tra l'altro Ivan lo intervisteremo e sarà qua. Wow. Lo sapevi? Wow. Lo sapevi anche tu? Io lo sapevo. Non posso dire niente, te lo deve dire Fo, perché lui è il capo di tutto, no? Allora, vabbè, noi siamo qui per Fan Production, per tutte le belle cose che facciamo e cerchiamo di portarle avanti al meglio. Assolutamente. E quindi avrò l'onore di conoscerlo anch'io e non vedo l'ora, sinceramente, non vedo l'ora. Bene. Guarda, Ivan è fantastico, quando mi ha raccontato di quello che voleva fare e di trasmettere insomma le sue emozioni, le emozioni di tutti e quello che ci aspetterà, chi lo sa come sarà strutturato il tutto, ma vedrete. E mi ha raccontato a grandi linee di cosa si trattava, vedrete che molte persone avranno messo il loro contributo in questo film, che è un docufilm, da quello che mi ha spiegato, un documentario che racconta proprio quello che ci è capitato a tutti quanti, e mi raccomando seguitelo e seguite ancora il 10 di maggio questa uscita del mio singolo, mi raccomando. Assolutamente. E poi dove siamo arrivati? Perché qua di cose ce ne sono, io ho qua quasi 3 pagine, ragazzi, di cose che ha fatto, eh sì, e mi sono documentato. Noi qua di Fan Production, lo sai che non è che stiamo qua con le mani in mano, né? Avete fatto una bella lista, complimenti, sono contento, dai, andiamo. Siamo andati a vedere proprio il pelo nell'uovo, come si dice. Beh, allora, andiamo in bolognese. In bolognese, poi ti faccio anche il romano, il finlandese e le belle africano è facile, l'africano è facile. Sì, sicuro. Mi fermo qua che stavo facendo una... Ok,
Allora, la nostra Francesca Parrotta, adesso mi sono perso io perché parlare. Ok, tu sei, allora hai dei riconoscimenti che arrivano direttamente alla scuola di Mogol. Sì, Cioè, però tu parti da, allora, partiamo dallo Zecchino d'Oro. sì. 7 anni, capito? A 7 anni lei partecipa allo Zecchino d'Oro come i primi concorsi canori. Cioè, lo Zecchino d'Oro allora era, per un bambino, era il top. Non c'era altro, se Sì. non mi sbaglio, no? Non c'era. Ecco. No, non esisteva. C'era la grande Marielle Ventre con Il Sanremo dei piccoli. Il suo carisma, la sua capacità grande di far cantare i bambini. Wow. E quindi tu hai imparato tanto anche da lei. Allora, diciamo che ho imparato tanto da quello che era la trasmissione. Io sono riuscita ad arrivare in semifinale fino all'incontro col Mago Zurli. Purtroppo poi più avanti non sono riuscita ad arrivare, ma già essere arrivata a quel punto per me è stata una grande cosa perché purtroppo non ho avuto l'occasione proprio di conoscere Marielle, era il mio sogno, però già il Mago Zurlini mi trasmetteva un'energia positiva, ero piccolina, sapete, lo vedi come un sogno che si avvera, anche solo del Mago Zurlini che era fantastico, aveva quella cosa di avvicinarsi al bambino, di darti quell'energia positiva. Mi ha lasciato talmente tanto che poi non ho potuto smettere di cantare, perché anzi da lì è iniziata proprio la voglia di fare di più. Ma io credo anche nell'energia dei bambini piccoli che trasmettono Sì. energia ai grandi. Io mi ricordo un film che dava praticamente un'energia positiva, cioè proprio l'adulto doveva abbracciare il piccolo per ricaricarsi di energia l'adulto. Quindi quanto è forte il Mago Zurlì, secondo me lo deve anche a voi piccolini Ai che bambini, no, eravate, questo è no? certo, Io lo questo è vedo, certo. poi non so. E poi detto questo, c'era anche dopo la Mass Music Art, che siamo passati dalla scuola di Mogol nel 2000, qualificandosi come interprete di musica leggera. Nello stesso Sì. anno entri in Sì. questa Mass Music Art and Show di Milano. Sì, ma il Music Arts and Show veramente il MAS mi ha completato come artista perché comunque ho iniziato gli studi lì nella scuola appunto MAS di Natalia Strada ai tempi, ora purtroppo non l'ho più seguita perché comunque ho finito il mio percorso di studi e poi dopo sono andata via, ho iniziato a spiccare il volo. Comunque lì ho studiato tanto, danza, recitazione, conduzione televisiva. Avevo studiato anche dizione, ma come si sente un pochino Acrobatica, recitazione, conduzione televisiva, io c'ho qua. Correggo? Sì, correttissimo, tutte queste belle cose. Però ho studiato anche dizione, ti stavo dicendo, ma la dizione è proprio è rimasta in Calabria, la dizione. Perché poi sono di origine calabrese, ero diventata abbastanza ferrata nell'ambito della dizione, poi dopo però comunque attraverso il canto, la mia voce, riuscivo a cantare in dizione lo stesso e ho lasciato perdere un po' la parte del recitato e ho preferito andare verso la musica, però tutti i balletti, le cose che io propongo durante le mie performance comunque sono date da studio al MAS. Dopodiché mi sono potuta cimentare anche diciamo nel frangente degli studi del MAS, sono andata a fare la scuola di Mogol, che per me è stato come andare, cioè, più in terra lo vedevi come cantante, se senti parlare di Mogol come cantautore ancora di più, cioè è veramente una persona irraggiungibile da conoscere. Invece è stato il mio maestro insieme a Mango, a Mario Lavezzi, Giuseppe Barbera, Tra l'altro anche i insomma tanti. nostri di Fan Production hanno fatto quella mitica scuola lì, Sì. Rocco, la Melissa Bassetti, Nicola Vecchione e tanti altri allievi di Fan Production che sono passati da Certo. quella mitica scuola lì. Ti faccio notare che nel 2000 io avevo 16 anni. Sono stata insieme a una mia compagna di corso. Siamo state le mie prime minorenni a entrare nella scuola di Mogol perché prima non era permesso. Quindi ci siamo ritrovate a fare questa esperienza, magari anche un po' troppo immature per certi versi, però devo dire che invece l'esperienza ha aiutato a maturare un pochino più in fretta sotto certi altri aspetti, anche perché interpretare,
una canzone di un altro, capisco che non è semplice, però io ogni volta che mi viene proposta una canzone di qualcun altro cerco di farla mia profondamente, grazie agli insegnamenti al CET, devo dire che ho avuto qualche piccola soddisfazione e continuo a fare il meglio che posso. Bravissima, complimenti intanto. Grazie. Perché veramente siamo solo al 2014, dove al Festival di Castrocaro, mi piacerebbe presentarlo, sì. Castrocaro. Ragazzi, vi immaginate, io a Castrocaro che presento la Francesca Parrotta. Cioè, magari. Attenzione, direttamente dal Festival di Castrocaro del 2014, adesso torno indietro negli anni, semifinale, il circo dell'amore. Circo dell'amore, sì. Parliamone che è importante. Sì, nel 2014 è nato questo progetto, diciamo che si è reso più concreto, questo progetto che nasceva in realtà già nel 2009 con la Natalia Carpenco, che è la mia collega, con la quale faccio anche parte di un duo, siamo Le Unio, e Le Unio si sono presentate al Festival di Sanremo portando questo brano Beep Hop, che è un brano un po' swing, un bel po' swing, è scritto da Valentino Alfano, che è noto anche autore di Mina, e da Vic Vergé, che scrive anche per Gianna Nannini. Quindi ci siamo trovati con un brano importante e ci ha portato bene, perché siamo arrivati nei primi 18 semifinalisti a Obiettivo Castrocaro su Rai 1. Quindi ci ha reso la strada un pochino più spianata e abbiamo fatto dei belli interventi. E da lì sono nate delle belle collaborazioni, perché poi, notate da Maurizio Castiglione del Caffè Teatro di Samarate, abbiamo iniziato anche la carriera unendo lo swing anni 50, vestite a stile anni 50, insieme ai comici di Zelig e di Colorado. Abbiamo fatto tante aperture di tante cose, però di questo mi piacerebbe parlartene anche un pochino più dettagliatamente prossimamente insieme a Natalia, perché comunque abbiamo anche novità, Le Unio hanno delle novità. Io intanto ti dico, fermiamoci infatti qua, perché intanto si ricordano questa cosa, perché hai fatto una grande cosa, cioè attenzione, Gianna Nannini, i personaggi qua importanti ce n'è, quindi io ti vorrei far fermare un attimo, se mi consenti, sì. Così ti bevi un bicchiere d'acqua. Io no, perché non ce l'ho vicino, nessuno me lo porta, maledetti, quindi niente. E intanto mando l'audio di Andrea Bellotti, di Andy Bellotti, che ci ha fatto una dedica anche oggi, il mitico trasformista, imitatore Andrea Bellotti, che è andato su, ha calcato televisioni, ha fatto La Vita di Sordi, che è entrato, insomma, ha fatto una comparsa nella Vita di Sordi, eccetera eccetera. Non voglio togliere troppo spazio a te, è di un minuto, minuto e 24 secondi, ce lo sentiamo. Intanto te ti bevi un bicchiere d'acqua se lo desideri. Va bene? Super Bellotti! Grande, sì. Lo mando! Yes. Ciao tesori, veramente, mamma mia! Oggi come sono stanco! Mi sono messo a pulire la siepe, veramente! Uno ha fatto tutti i fiori, i gerani! Oddio, mamma mia, i tulipani, veramente! Sono muta! Stavo pensando a Samuele Catalano e a radio... veramente l'acqua! Come si chiama quella radio? Quella radio dove ci sono quei pulederoni, quei cavalloni! Mamma mia, radio di Vogue 19, oddio, non me lo dire in questa maniera, veramente. Poi ho preso, oddio, che ho fatto, ho rotto tutte le tapparelle, mi sono messa a giocare a pallone, a tennis in gas, veramente, con quelle palle, quando mi diverto tanto, mamma mia, veramente. E allora, trasmettimi, perché voglio salutare tutti. Ascoltate tutti Radio di Vogue, perché se non vi faccio la canzone e mi sono innamorato di Radio di Vogue e poi di Samuele Catalani, veramente io e te Samuele 3 metri sopra il cielo, come diceva.
ho tagliato l'audio, ho perso la connessione con... Io intanto sai cosa faccio? Mando direttamente la canzone di Francesca, così ve lo risentite e intanto che mi ricollego con lei perché ho fatto un casino. Ho fatto un casino con Francesca. Ho sonno per quello che rimane di questa nostra vita, nulla è voluto. Ho sonno e sono rassegnata, mi chiudo nel mio letto e spero di sognare. E mi guardo passeggiare lungo le strade di questa nostra storia da decifrare. E mi sento un brivido dentro perché mi hanno lasciato solo entrare. E continuo a capire che mi trovo qui perché nessuno mi voleva cercare. E mi lascio in equilibrio su quel cornicione a camminare. Ma se ciò che è stato mi ha segnato, allora tu mi puoi capire. Ma se ciò che sono mi ha lasciato, spero di trovare a fianco ad una rosa. Così cerco un chiaro passaggio che possa portarmi lungo questo viaggio. E continuo a capire che mi trovo qui perché nessuno mi voleva amare. E mi metto comoda sulla sedia a meditare. Ma se ciò che ragazzi, siamo qua su Radio Divock e intanto abbiamo fatto un piccolo casino prima con io l'ho fatto, fa tutto un casino io. Adesso lo rimando, ho silenziato lei perché sennò si sentiva sotto il tutto. Rimando Andy Bellotti che ci ha fatto sorridere con il pezzo. E intanto abbiamo sentito il brano di Mi puoi capire, nuovo singolo di Francesca Parrotta. E ora sentiamo Andy Bellotti che ci ha fatto una dedica qui su Radio Divock 19. Ciao tesori, veramente, mamma mia, oggi come sono stanco, mi sono messo a pulire la siepe, veramente, uno ha fatto tutti i fiori, i gerani, oddio, mamma mia, i tulipani, veramente, stavo pensando a Samuele Catalano e a radio, come si chiama quella radio dove ci sono quei pulederoni, quei cavalloni, mamma mia, Radio Divock 19, oddio, non me lo dire in questa maniera, veramente. Poi ho preso, oddio che ho fatto, ho rotto tutte le tapparelle, mi sono messa a giocare a pallone, a tennis in gas, veramente, con quelle palle, quando mi diverto tanto, mamma mia, veramente. E allora,
trasmettimi, perché voglio salutare tutti gli ascoltatori. Ascoltate tutti Radio Divoc, perché se non vi faccio la canzone e mi sono innamorato di Radio Divoc e poi di Samuele Catalani. Veramente, io e te Samuele, 3 metri sopra il cielo, come diceva un grande Federico Moccia, e con Amedeo Minchi, sminchiami e zifonami. Veramente, ascoltami, ascoltatemi. Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Cavalloni. Veramente. Hai sentito, Francesca? Sì. È fortissimo, è troppo forte. Sì, troppo. Non posso non invitarlo tutti i giorni qua su Radio Divoc per farci questo pezzo. Ogni volta cambia, no? Ogni volta c'è un trasformista, certo, della Madonna. Poi ritorniamo a noi che abbiamo sentito il brano di Francesca Parrotta, Mi puoi capire, nuovo singolo che potete semplicemente andarlo a scrivere, mi puoi capire su YouTube. Lo trovano già perché era stato pubblicato un pochino di tempo fa ed è sempre attuale, perché fino a che uno non lo conosce è nuovo per chi lo ascolterà. Certo, infatti ci sono ancora poche visualizzazioni, tagliamo. Sì, però ora diventeranno di più grazie a voi. Viva Radio Divoc 19! Assolutamente, ma grazie a te, perché sei fatto il brano che piace, eccetera, quindi grazie a te. Noi facciamo solo da tramite. Poi, detto questo, andiamo sulle reti televisive, no? Sì. Tante le apparizioni in programmi televisivi come Io tra di voi, su Rete 4. Sì. Con cavolo, che bella esperienza. Ecco, vai, parlaci di questo che già ho sentito vibrare. Allora, lì proprio è stata una goduria, devo dire, a livello... L'hai fatto vibrare sulla sedia. Presenza scenica e soprattutto di cantare con delle presenze sceniche molto più grandi di me. Io quel giorno è stato un caso particolare in cui sono stata invitata a cantare per il CET, perché Io tra di voi, dove presentava Iva Zanicchi, c'era la gara tra Beatles e il grande Battisti, e dato che facevo parte del gruppo Battisti, Mario Lavezzi mi chiamò quel giorno e mi disse: Francesca, te la senti di venire a cantare con noi? Con me Giuseppe Barbera su Rete 4 a Io tra di voi. E io naturalmente, cioè, sì, vengo. E in pratica cantai con loro insieme a Testo Bene, e insomma è stata un'emozione grandissima, perché farlo in prima serata davanti a tutti gli italiani, e soprattutto era tutto live, tutto dal vivo, ci siamo preparati in poco tempo. Poi però quando hai due artisti e musicisti, due professionisti come Mario Lavezzi e Giuseppe Barbera che ti accompagnano, non può che uscire bene, anche per una ragazza di 18 anni all'epoca, insomma, così. Wow. A parte, adesso mi sono dimenticato di dirti solo che il teatro a Samarate, Caffè Teatro, sì, di Fan Production, sì, va in scena con il Comic and Communication, dove inviteremo proprio, indovinate chi? Francesca Parrotta. Indovinate chi? Ecco, arriverò anche lì. Cioè, non solo non su Rete 4, cioè non è che vai solo su Rete 4. Certo. Allora, con il team hai cantato con Giuseppe Barbera, Mario Lavezzi, 10 minuti di su Rai 2, sì, Super, con la famosa Eleonor Casalegno. Sì, su, sì, Canale, ho fatto, 5. E ne ho fatte un po', anche perché quando tu lavori, studi al MAS, hai l'opportunità di andare a scuola, imparare a danzare, eccetera, eccetera, ai tempi. Ora ci sono anche la scuola meravigliosa, il FO, tutto quello da seguire, insomma, dovete, invito tutti a seguire i consigli di FO Siracusa, chi ha l'aspirazione a voler entrare nel nostro team, secondo me deve pensare in alto e potrebbe avere delle occasioni come ho avuto a quei tempi che seguivo questa scuola, e mi hanno permesso di entrare sia come, diciamo, come personaggio ballerina, sia come cantante in questi programmi, da 10 minuti di, dove presentavo i miei singoli dell'epoca, a appunto Super, dove facevo, ero la, diciamo più che spalla
in quel momento ero la stampella su cui Eleonora Casalegna, dato che sono tappa rispetto a lei, si poteva proprio poggiare fisicamente. No, vabbè, comunque ero lì insieme al gruppo dei ragazzi che facevamo parte del pubblico fisso del programma. E poi dopo, ho continuato a fare altri programmi che tu hai là, puoi elencarli. Continuo con dire che dopo l'Eleonora Casalegno su Canale 5, Shoot con Tamara. Shout. Io l'inglese lo mastico come le ossa con Tamara della carne. Donà, con Tamara Donà lì è stato fantastico. Un tempo delle scuole ci hanno fatto, è venuto il programma Shout anche nella mia scuola di Bisuschio, ai tempi Keynes facevo ragioneria. E lì ho cantato proprio anche lì dal vivo e ho potuto urlare da sopra la scuola. Era questo programma di liberazione dei pensieri e poi uno poteva esprimersi con la sua arte. E io appunto ho cantato My Heart Will Go On, ricordo. Vuoi fare un piccolo pezzo? A così? Sì, a crudo. Allora, proprio. Proviamo. Scaldati un po' la voce magari. You'll fall wherever you are, leave the other, my heart is one in the. Ma sei pazzesca! ma sei matta, mi hai fatto venire la pelle d'oca, oh! Non esagerare! No, guarda qua! Guarda qua i peli come aumenta. Ti vedo. Meno male che ti vedo, tu non puoi vedere me, sono più emozionato di te. Ma mi hai fatto saltare sulla sedia, ragazzi. Avete sentito? Mi hai fatto sbiaccicare proprio. Cioè. Pazzesco, cioè la voce... No, ritorna in te, Samu. Adesso faccio un bel respiro. Guarda, facciamo una cosa, ti faccio anche una piccola cosina al volo, così anche la mia amica Natalia, di cui parlavo prima... del circo dell'amore, faccio giusto un accenno, così la prossima volta quando viene anche la Nazio in radio, cioè quando ci ritroveremo qua, potremo farvela sentire, diciamo, completa. La canzone fa così: va bene da bere, c'è zucchero, c'è sale, di giorno, di notte, dolcissimo e morale, magari non ride e c'è con ma si beve, si stupirà davvero il circo dell'amore. E lo chiudo così, però manca il violino. Porco Giuda, non ho più parole, le ho perse dentro la canzone, dentro il... Ma sei fantastica, veramente, col cuore te lo dico. La prossima volta mi preparo anch'io meglio. Ma viva la Calabria, ma viva la Calabria, ma che cacchio, ma guarda qua che roba. Ma hai fatto, ma spettacolo, veramente. Queste sono le cose che vogliamo sentire, queste qua sono quelle cose vive, vere, quelle cose... Fatti, non pugnette, come diceva. Mi hai preso la strofista, Ma mi hai preso la quelle più belle queste qui, vedi che roba, cos'è saltato fuori. Cioè, ho visto qualche cuoricino, infatti. Altro che cuoricino, se c'era un secchio di cuori te l'avevano buttato così. Mi fai sorridere, grazie, che carino. Assolutamente, io una doccia di cuori. Quindi, pazzesco, sei pazzesca, veramente, sono rimasto colpito. Sei di parte, siamo nello stesso gruppo. No, giuro, adesso mi tolgo dalla parte, io... Adesso dal vivo così ho sentito qualcosa veramente di che non è che senti tutti i giorni questa voce qua, cioè non è che c'è il tuo vicino di casa sotto la doccia che senti questa cosa qui non la senti questa cosa qua, no? E quindi allora andiamo a parlare, ritorniamo in noi. Sì, ritorniamo. Siamo arrivati qua su Rete 4 con Natalia Estrada e Susanna Messaggio. Sì. Abbiamo fatto un altro bellissimo spaccato della presentazione della scuola che nasceva in quegli anni, perché il Music Arts and Show era nato appunto pochi anni prima, e con Susanna Messaggio abbiamo presentato tutti i vari settori della scuola e io ho cantato con il maestro Fabio, di cui non mi ricordo più il cognome, però era molto bravo Fabio con la chitarra, e lì mi sono presentata sia sotto quell'aspetto che sotto l'aspetto della danza, che è un'altra delle cose che mi piace tantissimo.
Fabio, non ce l'ho menzionato qua, se no non posso aiutare. No, non te l'ho menzionato perché non lo regia, ricordo, però almeno il nome, se lo sapete, era ditemelo. Un maestro pazzesco. Poi qualche nome della scuola, si può dire magari il maestro di danza classica, che era il maestro Poer, si chiamava Poer, Paola Goso, la maestra di canto, molto brava, mi ha insegnato la tecnica di Joe Hestil, voice craft, che poi però ho potuto affinare con Elisa Turrà direttamente, che oramai purtroppo Elisa ci ha lasciato da qualche anno, però lei ha portato in Italia il movimento del voice craft, quindi la tecnica vocale, non solo nel canto, anche e soprattutto nel teatro, nel parlato, per gli attori e per chi fa anche il tuo lavoro. Spettacolare, veramente. Io sto conoscendo persone veramente che hanno una preparazione artistica di livelli veramente, cioè amici c'è zero, non c'entrano niente quei di amici, qua già è tanta roba, qua si parla di, non di aria fritta, ma di cose concrete sul campo di battaglia, senza eccetera. Cose vissute realmente, cose vissute che realmente, comunque hanno reso le spalle di chi le ha seguite, perché non solo io, vabbè, tanti altri miei colleghi, cioè tutti abbiamo fatto un percorso, quindi le nostre spalle si sono rafforzate attraverso tutti questi belli incontri e questi studi. Bravissimo. Ora anzi, sai cosa volevo dire? Sì. Per chi sente tutto questo, volevo dire a tutti quelli che non fanno parte del mondo dello spettacolo, della musica, del teatro, di tutto quello che è spettacolo e arte, di dare una mano appena possibile, appena tutto questo si sbloccherà. Noi meritiamo di poter ricominciare da dove ci siamo fermati, perché per esempio abbiamo dovuto tutti rinunciare ai nostri ingaggi musicali, in piazza, in teatro, abbiamo perso probabilmente più di tanti altri, perché grazie a Dio altri stanno ricominciando piano piano ad aprire. Naturalmente dobbiamo stare attenti, stare in sicurezza, seguire le norme che lo Stato ci dà da seguire, però dobbiamo avere più paura di quanto ne abbiamo, perché non bisogna abbassare la guardia. Anche perché gli artisti, quando guadagnano quei 20-30 mila euro, 50 mila euro, quelli che guadagnano, li reinvestono su di loro, no? Per primis, certo. Come fanno le grandi aziende per i macchinari di nuova produzione, per investire. Quindi gli artisti cosa fanno? Si comprano adesso questo qua è da dire perché è giusto, eccetera. Poi adesso andiamo all'incontro con attenzione, Maurizio Castiglioni. Grandissimo Mauri. Che è nata una grande sinergia che è sbocciata nello spettacolo Quei meravigliosi anni 50 e dintorni, in discesa a Caffettario. Sì, nel Caffè Teatro di Savarate. Sì. Il nostro talent scout è stato proprio Maurizio Castiglioni, e quindi dove sono usciti? Ci ha trovato, insomma, durante il Festival dei Talenti di Varese di Leandro Ungaro, ci ha scoperto e ci ha portato via con lui. Abbiamo iniziato con Leunio ad aprire concerti o spettacoli comici, e quindi abbiamo potuto aprire diverse situazioni come lo spettacolo di Fico al Repicone, piuttosto che Ale France, Bats, chi viene, anche Bruschetta, Aldo, Giovanni e Giacomo. Insomma, ci siamo veramente trovate a fare un sacco di belle cose grazie a Maurizio, e ti ridico che prossimamente, ve l'ho già detto a Fo, la Natalia e io avremo il piacere proprio di parlare solo delle Unio ed esclusivamente delle Unio. Brava. Di farvi sapere delle novità di Quei meravigliosi anni 50 dintorni, che nasceva qualche anno fa, ma che presto ci sono delle novità anche su quello, ma non voglio anticiparvi niente perché come vi ho detto vorrei che ci fosse anche la mia collega e parlassimo tutti insieme. Assolutamente sì. Si è fatta una certa, come si dice, qua ci sono ancora due o tre cose da dire. Sì. Tipo il 13 settembre 2017 al Jazz Cavalli, uno dei di più famosi locali milanesi, è stata organizzata una grande festa, evento in onore dell'uscita del nuovo singolo Mi puoi capire. Quindi andatevelo a vedere su YouTube, tanto dopo lo posto anche sulla pagina della radio. E che dire, se mi sono dimenticato qualcosa, uccidimi e dimmelo.
No, ricordiamo velocemente le ultime cose, la cosa più importante adesso dell'uscita del singolo, semmai, di nuovo, il singolo, il mio singolo di Francesca Parrotta, che Occhi azzurri come il mare, uscirà il 10 di maggio in, nella giornata della festa della mamma, perché la dedico alla mia mamma in particolar modo, uscirà anche il videoclip e invito tutti alla challenge a fare un video dove faranno il playback oppure balleranno un pezzo della canzone, perché è molto molto ballabile. E invito tutti a mandarmi questi video, perché l'intenzione è di fare un ulteriore videoclip dove da casa avete contribuito tutti a, a fare una versione speciale. Quindi troverete sui Digital Store, su Spotify, tutto quello che serve per ascoltare la canzone. Andate a cercare Occhi azzurri come il mare, scritta da Maria Civioli e da me, e arrangiata da Fabrizio Barale. Grandissima! Io saluto con grande onore, e mi è fatto felice veramente, adesso mi vado a risentire il pezzettino che mi hai fatto lì della canzone così al volo, che sembrava di Céline Dion, no, che poi la canzone era di... E di Céline Dion, per questo. Guarda te che sei zeccato, sono un DJ. Io saluto la grandissima Francesca, che è stata qua con noi, Francesca Parrotta. Adesso, grazie. Se vuoi rimanere ancora qua e cantarcela insieme con noi, io alla fine di tutto questo, di queste interviste, faccio sempre una cosa che stringe il cuore un po' alle persone, va fatta anche se qualcuno se ne va un po' prima e non ascolta l'inno di Mameli, ma io lo faccio, anzi oggi mi metto anche, sai che cosa? Mi metto anche il mio basco, che a militare mi ha portato, diciamo, tra virgolette, fortuna. Sì. Che ce l'ho qua, adesso me lo metto e partiamo direttamente con l'inno di Mameli, e ci salutiamo con l'inno di Mameli. Sì, volentieri, viva l'Italia! Viva l'Italia! Ti devo solo anticipare che eri molto in ritardo, perché tu seguivi, mi sa, la diretta. Era in ritardo, si sente. Di si sente brutto, arriva fuori tempo perché la diretta, eccetera. E quindi... Vabbè, capiranno. Oh, mamma mia, peccato, perché c'era quel pezzo lì che era bellissimo. Cioè, praticamente da quando iniziava. Ma se voi la facevamo a cappella, ci mettevamo 2 secondi. La vuoi fare? Guarda, io sono disposto a qualsiasi cosa. Tu dimmi. Cantiamo insieme, però. Allora, facciamo così. Visto che ho negli anni ho acquisito questa qualità, forse. Sì. Se riesco, se non muoio prima, te la faccio a bocca con la tromba. Ti faccio tipo questo. Mamma mia, che bello! Vai, 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 alla grande, iniziamo, fammi sentire. Vado? Dov'è che lo senti? Sì, sul telefono o sul... Io sono sul telefono, non guardo in differita, perché sennò... È un disastro, sennò uguale come prima. Sì, no. Vai, ci proviamo, viene fuori non so che cosa, però cercherò di non morire prima. Uh-huh.
Chiudiamola qua perché sennò adesso muoio. Grandissimo. Dai, qualcosa di carino è uscito. Al massimo hanno capito che siamo, insomma, in questo live, momento di clausura. Esatto. Siamo stati fin troppo precisi, dai. Perfetto, perfetto. Grazie mille, Francesca Parrotta. Io ti faccio un applauso per quello che ci hai detto, quello che ci hai fatto. E grazie mille, ci vediamo qua a presto. Grazie ancora, saluto Fan Production. Grandissimo. Grazie ancora Fan Production a Fossi Cracusa. Grande Fossi Cracusa. E grandissimo collega. Grazie a te, Samu, sei stato fantastico. Grazie saluto a te. Saluto tutti quanti. Ti saluto, mando la pubblicità per Bacioni. L'ultimo. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao Bea. Ma che profumo hai messo stamattina? È Lady Minion, è Lady Minion, è Lady Minion. Molto sensuale. Molto sensuale. Che lo trovate? Che lo trovate? Che lo trovate? www.samushogan.shop. C'è anche sulla pagina Facebook Samu Shogan.